Buona giornata a tutti, anche oggi registriamo il video per tenerci in contatto da distanza e per tenervi aggiornati sui provvedimenti, le misure e le novità della giornata relativamente alla gestione dell'emergenza coronavirus. Avrete sentito i dati relativi ai nuovi contagi, ci fa pensare ad un fatto purtroppo, e cioè che questi dati altalenanti sono la dimostrazione che probabilmente si stanno facendo più tamponi e che conseguentemente, come ha detto anche e poco fa Brusaferro, il picco non è ancora arrivato, non siamo fuori ancora da questa emergenza e quindi serve mantenere il rispetto delle distanze e delle norme di prevenzione. Mi rendo perfettamente conto della pressione psicologica di voi che, come me, come tutti, devono restare a casa, chiusi, non è una cosa naturale, però è l'unico bastione, l'unico baluardo che abbiamo in questo momento per combattere il virus. In attesa che ci sia una grande alleanza, una messa a disposizione di tutte le nazioni, quasi un'unione internazionale dei nostri scienziati, dei nostri centri di ricerca, affinché si acceleri la ricerca sul vaccino, che dovrebbe essere l'unica veramente soluzione definitiva a questo incubo. Oggi mi sono recato col vescovo di Pordenone in cimitero monumentale a Pordenone. Ne ho sentito l'esigenza perché una parte della nostra comunità è credente, perché comunque era giusto tributare una preghiera a quanti hanno perso la vita a causa del Covid, e anche stata l'occasione per ringraziare tutte le persone che in questo momento sono in prima linea per combattere il virus, e quindi i riparatori sanitari, i medici, i volontari di protezione civile, la Croce Rossa, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, tutti, i medici di medicina generale. E col vescovo anche domenica mi recherò a messa, siamo pochissimi, rispetteremo ovviamente tutte le norme, perché accanto a quelli che sono i bisogni materiali in questo momento, credo che anche faccia bene riscaldare un po' l'anima, riscaldare un po' il cuore per affrontare con più determinazione questa fase di emergenza. Continuano ad arrivare delle disponibilità di appartamenti per i medici, gli operatori sociali e sanitari che operano con gli ammalati, ne abbiamo ricevuti già diversi. Con l'assessore Grizio siamo in costante contatto per cercare di creare un piano vero e proprio per consentire a quanti operano nelle corsie a diretto contatto con i malati di poter trascorrere la loro giornata non a casa con il rischio di contagiare anche i familiari, ma di poterlo passare in un luogo neutro. Parliamo, ripeto, di persone che devono lavorare ogni giorno a contatto con i malati. Abbiamo creato anche un'unità, diciamo così, di respiro all'interno della casa di riposo per consentire di tenere, tra virgolette, isolati quelli che non sono sintomatici, che è una cosa estremamente importante. Ribadisco, Casa Serena e Casa Umberto I hanno zero contagiati in questo momento ed è un bene prezioso che dobbiamo preservare. Contestualmente stiamo valutando di prendere alcune stanze in una struttura per consentire ai pazienti che sono guariti dal coronavirus, ma devono trascorrere 15 giorni di quarantena, di farlo in totale sicurezza, non a casa. Tutti questi sono sforzi organizzativi ed economici che però insieme all'assessore De Borto, all'assessore Grizio e al sottoscritto cercheremo di mettere in campo nelle prossime 2 settimane in stretto contatto con l'azienda sanitaria. Vi do alcuni ragguagli relativi alle mascherine perché riceviamo tantissime telefonate sia in comune sia presso la protezione civile. Le mascherine che devono arrivare a domicilio, la famosa promessa di 2 mascherine per famiglia, stanno arrivando. Solo che dobbiamo dare risposta a 22.900 domicili a Pordenone, conseguentemente attendiamo che Palmanova ci mandi un numero congruo di mascherine. Ne sono arrivate qualche migliaio, ma attendiamo di averne uno stock più ampio per iniziare una distribuzione più capillare. Sia chiaro, non è una distribuzione che avverrà in poco tempo, perché purtroppo 22.900 sono i nuclei familiari di Pordenone, ma molti di più sono quelli presenti in regione. E conseguentemente dovete avere un po' di pazienza per poter coprire l'intera regione, dal comune più sperduto della montagna fino ovviamente ai capoluoghi. Oggi abbiamo ricevuto anche 5.000 mascherine grazie all'indefesso lavoro e impegno della comunità cinese che ci sta dando un contributo fondamentale. Sono 5.000 mascherine che però hanno già un indirizzo ben preciso, dobbiamo fornirle ai medici di medicina generale e a chi opera all'interno di strutture sociali o sanitarie, che ovviamente sono più a rischio. Se però qualcuno di voi ha realmente bisogno di mascherine o di gel igienizzante, può recarsi da lunedì presso le farmacie comunali. Vi prego, davvero, ve lo dico col cuore in mano, non accalcatevi, non date l'assalto alle farmacie, ce ne saranno sia per questa settimana entrante, sia per quella successiva, probabilmente anche per quelle dopo.
Ne daremo poche, quindi nessuno pensi a far scorta, ma le daremo soprattutto a prezzi popolari e congrui, perché ho registrato con grande dispetto, con grande fastidio, secondo me quanto di meno etico e responsabile ci sia in questo momento, che ci sono aziende, persone che vendono mascherine o materiale igienizzante a prezzi stellari, assolutamente improponibili. In realtà c'è la possibilità di accedere tramite appunto le farmacie comunali, forse anche qualche altra farmacia, a questi dispositivi senza essere strozzati. Ecco, questo è anche un approccio etico, dato un mandato ben preciso alle nostre farmacie di approvvigionarsi per dare risposta alla nostra comunità. Abbiamo anche messo il ferro in acqua per bloccare il pagamento dello scuolabus. Il pagamento, lo sanno bene i genitori, veniva per quadrimestri. C'è qualcuno che ancora non ha pagato e non paghi, perché lo sterilizzeremo. C'è qualcuno che ha già pagato e verrà rimborsato, perché ovviamente non aver fruito di un servizio come il trasporto dei propri figli, parlo di asili elementari medie, da casa a scuola e viceversa, ovviamente non essendoci stato, non deve essere pagato. Ve l'abbiamo già detto ieri, ma lo ribadisco, la scadenza della Tari è rinviata al 31 maggio, tanto per le utenze domestiche, i privati, tanto per quelle non domestiche, cioè le attività commerciali e i pubblici esercizi. È un rinvio in attesa di notizie, di cosa dovremmo fare anche noi. Non possiamo dirvi non pagatelo, perché? Perché gli enti locali, i comuni, che hanno già dei bilanci estremamente sofferenti, non potrebbero dire in questo momento rinunciamo a tutte le entrate. Speriamo invece in assistenza, in aiuto da parte dello Stato e delle regioni, perché altrimenti sarà estremamente difficile poter sterilizzare e bloccare il pagamento dei tributi locali, in quanto le entrate dei comuni ovviamente subiranno un contraccolpo gravissimo da parte di questa crisi. Tant'è vero che lo Stato e le regioni stanno pensando giustamente e prioritariamente a famiglie e imprese, ma attenzione che anche i comuni avranno bisogno di assistenza, di aiuto, di supporto per garantire almeno i servizi essenziali. Stiamo comunque ragionando, come dicevo, su un pacchetto di resistenza amministrativa per consentire appunto di non dover pesare sui cittadini, per mettere in campo tutti quei servizi, tutte quelle misure, tutti quei progetti che, terminata l'emergenza, dovranno ovviamente essere ripristinati. Sta funzionando la cabina di regia attivata ieri sui cantieri, ve l'ho già detto, ci sono dei cantieri che sono già partiti in città, altri che dovranno partire in questo periodo, che si sono fermati, ma lo Stato dice: una parte di questi cantieri, quelli che sono stati identificati dal decreto, devono proseguire. E ora, dato che non vogliamo arrivare alle carte bollate proprio in questo momento, l'interlocuzione che abbiamo messo in campo con le categorie economiche, con alcuni ordini professionali e con le aziende, con le imprese direttamente interessate, dovrebbe consentire di far partire in assoluta sicurezza per le maestranze almeno qualche cantiere in città, anche per evitare che, terminata l'emergenza, ci ritroviamo con dei cantieri ormai superati e fermi da troppo tempo. Una buona notizia: il bando periferie, con il quale stiamo finanziando molti cantieri, ci ha consentito, siamo stati l'unico comune in Italia, lo dico così con un po' di orgoglio, l'unico comune che ha pensato di mettere a disposizione anche 3 milioni e 600 mila euro a favore delle attività economiche di questa città. È stato un percorso d'ostacoli, perché quando si parla di bandi ministeriali si parla di una matassa da sbrogliare complicatissima, di una serie di capriole amministrative e burocratiche difficilmente valicabili, ma ci siamo riusciti. Per cui da ieri abbiamo iniziato ad assegnare questi contributi alle ditte che hanno fatto le domande. 3, 4, 5 ditte ogni giorno si vedranno assegnati questi contributi, via via andremo avanti per liquidarli tutti. È un gesto, un segnale di vicinanza e di sostegno a coloro i quali hanno già fatto degli investimenti o li vogliono fare per affrontare questo momento di crisi e di difficoltà. L'ultima considerazione la voglio fare sulla spesa. Vi prego, fate delle spese abbondanti, non uscite. Guardate, ho una mail anche qui di alcuni dipendenti ai supermercati che mi raccontano come ci siano dei volti noti che più volte ogni giorno vanno al supermercato. Non è un atteggiamento intelligente. Capisco che ci sia la voglia di evadere da casa, di uscire, di prendere una boccata d'aria, ma vi prego, se è possibile, cercate di fare una spesa abbondante, consistente, che valga per tutta la settimana, così saremo meno in giro e abbatteremo ovviamente i rischi di contagio. Chiudo con una frase che dico ogni sera, che so che può suonare retorica vuota, vacua in un momento come questo, ma è l'unica strategia che abbiamo per affrontare questo momento di grave difficoltà, cioè tenete duro.
Mi rendo conto della percussione psicologica, dell'angoscia, delle paure e anche della noia, della stanchezza che si deve percepire all'interno delle case, costretti, segregati, reclusi all'interno dei nostri appartamenti e delle nostre case. Però ripeto, è l'unico modo per poter uscire il prima possibile dall'emergenza coronavirus. Siamo tutti nella stessa barca, remiamo tutti nella stessa direzione. In bocca al lupo a tutti e a domani.